Benvenuti signori, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi mostro il mio nuovissimo zaino porta tutto, che non è questo, ma è questo che sto indossando in questo momento. Questo è quello vecchio, che tra l'altro vi avevo già recensito. Eccoci qua, mamma mia. Bello grosso, eh? Questo GoPro lo utilizzo prettamente per i miei vlog e i miei viaggi. L'ho già recensito, potete tranquillamente andare a vedere la recensione. Ed è uno zaino molto utile per viaggiare leggeri quando si va in viaggi magari all'estero, perché questo non supera le dimensioni limite di Ryanair, per esempio. Però oggi, signori miei, non parliamo del GoPro, ma parliamo del PJ Tech OneMo, che è uno zaino porta tutto. E quando dico porta tutto, intendo davvero porta tutto. Però prima di iniziare la recensione, signori, sigla! Avevo bisogno di uno zaino affidabile e sicuro, ed entrambi lo sono a modo loro. Questo PJ Tech OneMo è un bestione da ben 30 litri. Esiste in due colorazioni differenti, questo nero che ho io e ce n'è anche un altro più coatto che è mimetico. Siccome quando vado negli aeroporti già il GoPro di per sé sembra uno zaino bomba, ho deciso di non attirare molto l'attenzione prendendo la parte nera e non quella mimetica. Altrimenti ogni volta che partivo probabilmente sarei stato considerato un terrorista all'aeroporto. Commentate sotto con Federico terrorista. Ora, quando cerco uno zaino, tra i requisiti principali deve esserci assolutamente la sicurezza. E la cosa più importante ovviamente è che nessuno possa aprire lo zaino mentre io non me ne accorgo. Ed è per questo che... entrambi hanno l'apertura dietro la schiena. E questo è molto importante perché entrambi gli zaini si aprono solo da dietro. Come vedete, questo e questo, da davanti non c'è modo di aprirli. Qui, se il GoPro si apre in questo modo, che è molto comodo, il PJ Tech invece è un pochino più complesso da aprire. Perché come vedete devo andare a cercare le zip, che stanno sotto in questo caso. Vedete? Devo aprire... È un processo un po' più difficile. E soprattutto questo si apre in questo modo. Ora non vi faccio vedere che c'è dentro, altrimenti vi rovinerei la sorpresa. La seconda caratteristica che cerco in uno zaino è l'affidabilità. Quindi quanto posso star tranquillo nel caso in cui cada o prenda una botta. Mi viene nervi oggi, eh? In quanto ad affidabilità, il GoPro è un pochino avanti rispetto al PJ Tech. Questo non vuol dire che il OneMo non sia affidabile. Assolutamente, però lui è più uno zaino da battaglia. Lui è un po' più stiloso con quelle rifiniture e materiali molto piacevoli al tatto. Ok, facciamo una cosa, levo questo altrimenti sminuiamo soltanto quest'altro. Iniziamo subito col dire che esternamente il materiale è ottimo, piacevole al tatto e dà quella sensazione premium. L'unico problemino che ho riscontrato in questo materiale però è che si sporca abbastanza semplicemente. Poi soprattutto, signori, si tiene da solo, in piedi, ed è comodissima questa cosa qua. A volte però, se non è completamente carico lo zaino, si sbilancia un pochino in avanti quando ad esempio inserite un gimbal. E pochi zaini al mondo hanno la possibilità di inserire un gimbal all'interno. Tra l'altro qui c'è anche un elastico ed è molto comodo per andare a bloccare il gimbal stesso. La tasca è molto profonda e potete inserire anche il vostro braccio, mi arriva completamente al gomito, quindi vuol dire che arriva fino a terra. Se dovesse non servirvi però, questa potete chiuderla, come vedete, e si può anche nascondere questa tasca tramite le zip. Ed ecco qua, è diventato praticamente la metà. Ora vedete che ci sono dei gancetti sulla parte frontale dello zaino e sparsi un po' ovunque. Qui c'è la possibilità di attaccare qualsiasi cosa. Un drone, uno slider, ora non lo slaccio questo, però c'è la possibilità di fare questo, prendere quest'altro, andarli a incrociare, legarli, e qui potete legare qualsiasi cosa. Qui c'è una taschina comunicante dove potete reintrodurre le cose e la cosa bella è che è magnetica. Purtroppo non c'è un supporto lombare, però c'è questa piccola cordicina che può essere utile qualora vogliate scaricare il peso dalle vostre spalle. E fa la differenza, devo essere sincero. Però c'è un trucchetto per il supporto lombare. Infatti, nella confezione è compreso anche questo piccolo borsellino molto carino che vedremo alla fine. Questo, aprendolo, avete la possibilità di inserire questa tracolla, che oltre ad essere utilizzata per portare questo come un borsello, appunto,
potete collegare tranquillamente qui ed andate a stringere su creando un supporto lombare, appunto. Diciamo che non è il massimo, però funziona, ecco. Gli spallacci sono molto larghi e devo dire che gestiscono molto bene il peso che grava sulle spalle, però c'è da dire che questo zaino da solo pesa già 2 kg. Gli spallacci inoltre sono traspiranti, così come tutto il retro dello zaino, come vedete, e questo è utile per evitare di arrivare a fine serata che puzzate come dei porci. Tra l'altro gli spallacci sono strapieni di cinghie e cinghiette che possono funzionare anche per mettere, che ne so, degli occhiali oppure un copri obiettivo, come in questo caso. Vedete? Sono molto comodi. Da quest'altra parte c'è anche questa specie di zip che è comoda perché permette di andare a inserire, che ne so, delle penne. Vedete, ce n'è già una, ne inserisco un'altra tranquillamente. Insomma, è molto ben fatto questo spallaccio, sia a livello di materiali, come vi dicevo prima, ma anche a livello proprio di intelligenza nel come l'hanno costruito. Però qui sugli spallacci si presenta anche il primo vero problema di questo zaino, che sono le troppe corde, cordicine. Vedete, è veramente frustrante. Forse sono io, però troppe cordicine che spariscono, rientrano, non sai come bloccarle. Io in qualche modo l'ho un po' incastrate, però vedete, sono davvero tante e dà fastidio. Come abbiamo visto, queste piccole tasche comunicanti davanti, anche dietro ci sono, come vedete, eccole qui, e sono comunicanti. No, queste no, non sono comunicanti, però sono utili per andare a inserire sempre quei gancetti di cui vi dicevo prima, che non riesco più a prendere perché sono andati troppo in profondità. Ah, un'ultima cosa sugli spallacci: il fatto che siano molto larghi non permettono di inserire la clip della Peak Design che ho invece sul GoPro, ve lo faccio vedere. Questa è molto comoda quando sei in viaggio perché puoi inserire la fotocamera qui in modo tale che ti rimanga sulla spalla, dopodiché premi questo bottone e tiri fuori la fotocamera e sei pronto per lo scatto. Ecco, purtroppo con questi spallacci così larghi non c'è la possibilità di utilizzare questa clip della Peak Design. Questa cosa mi ha dato davvero fastidio. Dopodiché qui sotto c'è il telo antipioggia ripiegabile in questa taschina, quindi potete andare a inserire qui dentro il telo quando non lo utilizzate. Quando mettete l'antipioggia arriva fino a qui e quindi non copre ovviamente gli spallacci, altrimenti diventerebbe inindossabile. E quindi sono stati intelligenti perché per coprire la parte sotto dello zaino, vedete, hanno creato questa mini tasca finta, ok? E anche qui c'è un telo antipioggia, quindi state tranquilli anche sotto questo punto di vista. Quando non vi serve, tac! Su tutto lo zaino ci sono delle maniglie, la prima la vedete è questa qui, che è molto comoda per andare a portare lo zaino tipo valigia, ok? Ce n'è un'altra qui sopra, che ovviamente lo utilizzerete magari solo quando andrete a alzare lo zaino, e un'altra sulla parte destra dello zaino. La cosa che ho riscontrato però su questa maniglia qui è che, essendo messa sulla parte un po' più esterna, quella che tocca vicino alla schiena, se lo zaino è parecchio carico, vedete quello che fa? Fa questo. E quindi molto spesso vi ritrovate che lo zaino vi sbatte sopra le gambe mentre camminate. Sulla parte destra poi c'è questo taschino che è utile se volete andare ad inserire, ad esempio, che ne so, un treppiedi. Lo inserite e poi potete andare a usare questa piccola cordicina per bloccare il treppiedi. Devo dire che la cordicina è molto solida e non mi ha mai dato problemi del tipo che poi lo zaino rimaneva dritto e il treppiedi si rovesciava. Quando non lo utilizzate, non lo so, avrei messo una taschina per poterla nascondere, perché così avremo questa taschina esterna, perché come vedete ci sono due scompartimenti, anzi tre in realtà. Allora, innanzitutto qui in questa retina io tengo il filtro ND, che adesso non c'è, però vabbè. È fatta di una buona qualità e devo dire che con il tempo e l'utilizzo non si è mai allargata. Qui ci potete mettere delle penne in realtà, però vi faccio vedere perché questa è stata pensata male. Cioè, le penne andrebbero messe così, però non c'è il modo, vedete, di poterle fissare così, perché questi elastichetti sono messi troppo in basso, altrimenti dovete tenere la penna messa così, però c'è la possibilità che vi cada. C'è un altro taschino qui che utilizzo per tenere le batterie dello stabilizzatore. Questo taschino è molto profondo e arriva fino a qui, quindi questo taschino l'ho trovato davvero utile. Spostiamoci sulla parte sinistra dove c'è questo bel tascone, non vi spoilerò cosa c'è all'interno dello zaino, lo vedete fra poco. Questo tascone è anticlonazione, quindi è utile se volete mettere il portafogli, per esempio, però sinceramente se mettete il portafogli in una tasca abbastanza semplice da raggiungere per un estraneo, siete delle persone un po' ottimiste. Allora, quella sotto è interessantissima. Guardate un po', ci sono il portabatterie,
Qui c'entrano tranquillamente le batterie delle Sony, ma di qualsiasi fotocamera. In questo modo avete la possibilità di sapere subito quali sono le batterie utilizzate e quelle invece ancora cariche. Ed è utilissimo perché vi fa risparmiare tanto tanto tempo. Apriamo sto zaino, va. Come vi dicevo prima, si apre in maniera un po' difficoltosa. Però è comodo se poggiate la facciata a terra. Ed è per questo che vi dicevo prima che molto spesso la parte frontale si sporca, perché la poggiate a terra per aprirlo. Ora lo apriamo e voilà! C'entra davvero di tutto. Allora, come vedete, c'è davvero tutto quello che serve per un videomaker o un fotografo, forse per un fotografo anche troppo. Però vorrei iniziare prima di tutto da questa tasca qui, che è la tasca per il tablet o per il PC portatile. C'è questo strappo, ok, che vi permette di tirare fuori il PC. Questo è un 15,6 pollici e come vedete è parecchio largo, però c'entra tranquillamente. Ora non vorrei dirla grossa, però c'entrano probabilmente anche due MacBook Pro. Comunque, come vedete, questo è abbastanza spesso e anche se va a creare dello spessore qui sulla schiena, non lo sentite dietro. Qui tra l'altro ci sono due scompartimenti, come vedete, uno è un po' più stretto, l'altro è un po' più largo, quindi potete inserire sia un PC che un tablet. Allora, dentro è gigantesco, vi mostro che cos'è che sono riuscito a mettere dentro. Innanzitutto qui e qui c'è la possibilità di inserire due fotocamere anche grandi. C'entrano tranquillamente una Panasonic S1 e una Panasonic S1H completamente, che sono le due mirrorless più grandi che abbia mai provato. E ripeto, ci sono veramente pochi zaini che danno la possibilità di inserire una Sony con battery grip e obiettivo, e la cosa utile tra l'altro è che riesce tranquillamente a uscire da questa tasca qui senza dover rismontare il battery grip. Iniziamo dal basso e andiamo verso l'alto. Allora, qui ho una lente anamorfica per il telefono qualora volessi utilizzarla, eccola qui. Questa è l'Ulanzi che ho recensito qualche settimana fa e me lo porto dietro magari per degli scatti un po' diversi. Mi sono creato questo piccolo scomparto dove mettere l'Ulanzi, altrimenti lo chiudo e qui c'è tutto lo spazio che volete per una fotocamera. Infatti la cosa molto comoda di questi divisori è che sono doppi, quindi potete andare ad inserire o così quello che volete dividendolo, ed è molto utile questa cosa. Dopodiché ho inserito anche questo Panasonic 50mm 1.4, che credo sia l'obiettivo più grande che abbia mai utilizzato, a parte i 70-200. E la cosa eccezionale è che molti zaini danno la possibilità di inserire l'obiettivo solo così, in orizzontale. Questo ha la possibilità, siccome è parecchio profondo, di poterlo inserire anche in verticale. E non c'è nessun tipo di problema. Poi ho portato questo zoom H4n Pro e una GoPro. Li ho messi separati rispetto all'obiettivo. Infatti qui c'è un altro divisorio che mi sono creato, e la cosa bella è che i divisori potete andarli a creare voi, quindi potenzialmente avete uno zaino rimodulabile quando e come volete. L'unica cosa sui divisori c'è da dire che, come vedete, non sono poi molto larghi. Quelli della GoPro sono un pochino più spessi, guardate. Ecco, la differenza comunque, come vedete, c'è. Ma continuiamo, signori miei. Abbiamo altri tre obiettivi Tamron, un altro fatto sempre con uno scompartimento qui che può essere richiuso, dove metto il più piccolino, il Sony 85mm f1.8. Ho portato con me anche del nastro isolante, se dovesse servirmi. Qui c'è il Tamron 28-75, guardate quanto è largo, e anche questo non c'è nessun problema a metterlo in verticale. In questo modo risparmiate davvero tanto spazio. E poi c'è quest'altro che è ancora più lungo, mi sa del 50mm. Stanno là, sì, stanno là. Questo qui è un obiettivo vintage che posso portarmi dietro con tanto di adattatore, tra l'altro. Allora, facendo i calcoli avete la possibilità di portarvi dietro due corpi macchina con due obiettivi già inseriti senza doverli togliere, 1, 2, 3, 4, 5, 6 obiettivi più i due che avete sul corpo macchina, quindi in totale avete la possibilità di portare due fotocamere e 8 lenti. Ma non abbiamo ancora finito, signori, perché qui c'è un microfono shotgun e un treppiedi, mini treppiedi, quindi treppiedi, treppiedino e stabilizzatore più shotgun e il registratore che vi ho fatto vedere prima. Insomma, quanti altri zaini danno la possibilità di portare roba così ingombrante? Poi voglio farvi vedere anche un taschino che mi sono creato io, che l'ho messo qui sopra, perché la cosa che manca secondo me a questo zaino è proprio un taschino. Allora, su questo taschino ho inserito il mio Moman, la lucetta LED portatile, che è molto utile da poter inserire qui dentro. Però questa, la cosa bella, è che può essere estratta da qui
e riposta, che ne so, qua. Quindi questa è una retina molto utile. Una cosa comoda a metà è che questo divisorio qui, grande, può essere soltanto spostato, ma non tolto completamente. Quindi avrete comunque due riparti separati. Potete alzarlo o abbassarlo leggermente, però comunque siete costretti ad avere un divisorio qui. Però signori, non abbiamo ancora terminato. Chiudo questo zaino qui perché adesso vi faccio vedere, come promesso, il borsello di prima. E subito del borsello mi colpisce una cosa davvero ottima. Infatti hanno previsto una cosa che pochi altri zaini fanno, guarda un po', che è la possibilità di inserire il borsello qui dentro. Quindi avete un borsello dove magari poter tirare fuori subito il drone o quello che volete voi, e da quest'altra parte invece c'è lo scompartimento per la fotocamera. Il borsello ha due maniglie, una qui e una qui, lateralmente. Poi ci sono tutti questi agganci un po' ovunque che danno la possibilità di poter andare a inserire la tracolla. La cosa carina è che avete la possibilità di portarlo in due modalità diverse. Questa, che è la modalità che io chiamo signorina. Come vedete avete tutto sulla spalla e potete andare a prendere le vostre cose direttamente qui. Però come vedete c'è anche la modalità borsello oppure coatto de Roma, soprannominata da me. La cosa intelligente che ha fatto PJ Tech ancora su questo borsello è la possibilità di andarlo a aprire verso l'esterno. Quindi non vi succederà mai questa cosa qui che si richiude ogni volta. C'è esternamente una bella tasca, non profondissima, però può essere comunque utile per mettere delle cose magari da prendere più velocemente rispetto al solito. Come vedete è abbastanza grande. Nello scompartimento principale c'è posto tranquillamente per un drone. Ho controllato le misure e c'entra anche un Mavic 2 Pro. Anche qui avete la possibilità di creare degli scompartimenti doppi, uno qui e uno qui, che poi se non vi servono si richiudono. C'è anche qui una retina molto solida, però non è finita qui, signori. Questo borsello ha infatti la possibilità di espandersi. Si espande tantissimo, tipo l'impero romano ai tempi di Giulio Cesare. Barbero sarebbe fiero di me. Però non mi ricordo più come si fa. Quindi questo diventa il borsello definitivo. Guardate che bello come si apre. E l'unica cosa è che questo scompartimento superiore non è comunicante con quello sotto, che può essere un pregio oppure un difetto. Vi faccio notare una cosa però: quando provate a inserire il borsello completamente aperto, esteso, all'interno dello zaino, non entra. Se invece lo chiudete, entra tranquillamente, come vedete. Vedete benissimo, no? State vedendo? Ecco. Comunque questo, se volete uscire per una passeggiata la domenica e fare qualche foto o video, probabilmente questo è quello che utilizzerete di più. Bene, arrivando al compromesso, signori, sicuramente la cosa che mi è piaciuta di più di questo zaino è la possibilità di inserire un gimbal, che non tutti gli zaini hanno. Posso dirvi che rifarei l'acquisto perché? Perché è uno zaino che mi consente di portarmi dietro tutto lo studio fotografico. L'abbiamo visto, un treppiedi, un gimbal, mini treppiedi, microfono, qualsiasi cosa veramente. 187 obiettivi, 285 macchine fotografiche, pazzesco. Quindi preferisco avere questo, pagarlo un po' di più, piuttosto che andare in giro con 75 borse, borsette, borselli e zaini che danno soltanto impiccio. Prendo questo, me lo metto sulle spalle, pesa tanto, però sto tranquillo che ho solo questo. Vi ricordo, qualora volevate acquistarlo, di farlo magari tramite il mio link Amazon che trovate sotto in descrizione. Soprattutto ci tengo a ringraziarvi perché questo l'ho acquistato tramite voi, quindi continuando a supportarmi e acquistando tramite i miei link Amazon avete la possibilità appunto di vedere nuove recensioni e nuovi prodotti sul mio canale. Sul mio cadavere stava lì. Le ultime raccomandazioni che vi faccio, signore, sono quelle di ricordarvi di commentare con Federico Terrorista, perché no, condividere il video e sicuramente valutare l'idea di iscrivervi a questo canale. Noi, signori, ci salutiamo, ci vediamo sabato prossimo, ore 14, sempre qui su YouTube. Ciao!